Nella giornata di domenica 18 agosto, la gara competitiva di tipo agonistico si interseca all'atto del nuoto senza regole prestabilite. Una prestazione attiva allo sport che per la quarta volta riesce a coinvolgere un numero esteso di partecipanti. Uomini che, attraverso il compimento di quest'atto, desiderano rendere onore ed elogiare un'essenza forte, combattiva ed energica, quella di Andrea Arena. Una giornata che ritorna ogni anno e risuona tra le onde del mare col nominativo di Amare per Andrea, un gioco di parole che esplica il connubio tra la natura e l'uomo e in questo caso tra Andrea e il mare. Amare per Andrea è inoltre l'occasione per promuovere il territorio, il turismo e l'economia locale della 17 volte bandiera blu. Uno stimolo costante per Arena, una ragione per andare avanti, un obiettivo legato al mare che non è mai cessato con la sua scomparsa, ma che continua ad esistere e a vivere attraverso l'energia e la perseveranza di altri nuotatori e attraverso il loro coraggio, nato dalla volontà immortale ed eterna di ottenere risultati soddisfacenti, che sono portatori di un'emozione sconfinata e interminabile. Con oggi concludiamo il progetto in acque libere ideato dalla Federazione Italiana Nuoto e cofinanziato dalla Regione Calabria. Un evento che oggi che ci porta a essere presente qui a Roccella grazie alla disponibilità degli amici Amare per Andrea. È un evento importante perché stamattina abbiamo fatto una gara a 5 km, oggi pomeriggio per la prima volta in Calabria la 4% per 1250, quindi è una staffetta che viene disputata per la prima volta in Calabria. Fa parte, come dicevo prima, di questo di un progetto molto importante che racchiude 9 gare in acque libere e abbiamo cercato di toccare tutti quei posti bandiera blu che sono dislocate in Calabria. È molto importante perché oltre allo sport promuoviamo anche il turismo. Credo che eventi del genere dovrebbero essere un attimino molto più presenti sul nostro territorio calabrese. La Calabria merita tanto e noi come federazione cerchiamo di fare anche il possibile per portare più persone presenti in questi posti meravigliosi.